Buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento della rubrica In una lingua che non so più dire. Ci siamo lasciati l'ultima volta parlando della ricchezza, ma anche della grande frammentazione delle varietà siciliane. E abbiamo detto che quando si parla di siciliano dobbiamo parlare appunto di siciliani, quindi di diverse aree. Questa diversità oggi è leggibile secondo dei modelli di classificazione che hanno a che fare con i diversi esiti linguistici delle basi latine. La classificazione a cui si fa riferimento in maniera scientifica è stata approntata nel 1951 dal glottologo Giorgio Piccitto, che veniva da Ragusa, a cui si deve la prima cattedra di dialettologia siciliana, che fu presso l'Università di Catania, e da quel momento noi sappiamo che va distinto un siciliano grosso modo, diciamo occidentale, che comprende al suo interno tre diversi macrogruppi comunque di varietà, cioè quella palermitana, peripalermitana, quella trapanese e peritrapanese e quella agrigentina occidentale. Dopodiché c'è una forte isoglossa, la chiamiamo noi, cioè un forte cambiamento linguistico che avviene su per giù, possiamo dire geograficamente, laddove scorrono il fiume Salso, Limera, insomma in questo bacino orografico che vede anche il fiume Platani. In questo bacino orografico cambia completamente soprattutto un elemento linguistico attinente a un uso del vocalismo, e lì abbiamo invece tutti quanti i dialetti, o meglio le varietà dialettali, della Sicilia centro-orientale. La Sicilia centrale, in particolare, anche qui ha tre gruppi, e cioè il gruppo dei dialetti madoniti, quello dei dialetti nissano-ennesi e quelli dell'agrigentino orientale, mentre invece il siciliano orientale, che comunque appartiene a questo secondo macro, diciamo, sistema di varietà linguistiche, vede invece il messinese, il catanese siracusano e i dialetti invece dell'area sud-orientale. Qual è questo elemento forte che in qualche modo spacca la Sicilia a metà? È, vi dicevo, un fenomeno vocalico che riguarda un dittongamento, cioè ci sono due vocali del latino che sono la E e la O, breve tonica latina. Ora vi farò l'esempio così non vi spaventate, e sentirete che effettivamente l'avete avuto nelle orecchie tante volte questo elemento, e queste due vocali in presenza di EU finali diventano IE e UO. Esempio, che così esco fuori dal tecnicismo. L'esempio è questo: una parola come bellum, latino, per indicare una persona graziosa e gradevole, nell'area occidentale resta beddu, maschile singolare, beddi, maschile e femminile plurale, bedda invece nel femminile singolare. In questa area invece centro-orientale diventa bieddu, biedde e bedda. Poi questo bieddu lo possiamo sentire come biaddu, oppure possiamo sentire biddu, oppure possiamo sentire addirittura biddu, cioè addirittura la riduzione in i, per esempio nei dialetti nissano-ennesi. E altrettanto succede con la o, per cui possiamo dire occhio e sentire occhio, per esempio, nel lato occidentale, e invece in quello centro-orientale sentire delle forme come wokyu, wekyu, wakyu, quindi delle forme dittongate, o addirittura la U, per esempio nel nisseno-ennese, per cui dove sentiremo ucchiu. Se andiamo addirittura in una piccola area che va tra Canicattì, Delia, Ravanusa, sentiremo addirittura wekyu o uevu o buenu, cioè sentiremo quello che si chiama dittongo dissimilato, che è una specificità, ecco, di questa che si chiama questo fenomeno metafonesi, che avviene proprio in quell'area. Segno che appunto poi ciascun dialetto ha trovato i suoi modi e le sue evoluzioni all'interno di questo fenomeno. Quindi quando parliamo di classificazione dei dialetti, parliamo soprattutto non tanto in termini, diciamo, amministrativi, cioè il dialetto di
Caltanissetta piuttosto che quello di Agrigento, ma parliamo di aree linguistiche che ovviamente non hanno a che fare e precedono la nostra distribuzione in province, anche perché le ultime due province sono abbastanza recenti, sono di epoca fascista, sia Ragusa che Enna, ma in realtà dobbiamo pensare a confini molto più antichi e precedenti all'attuale situazione. Per cui quando parliamo di classificazioni, queste classificazioni si fanno a fronte di isoglosse, come dicevo, cioè di, non so, ci sono alcuni centri che usano la R al posto della D, per cui dicono Ruci invece di Duci, per esempio. Oppure in cui la R che precede alcune consonanti si vocalizza, per cui non dicono carni, ma dicono caini, per esempio il palermitano, oppure addirittura l'annullano e dicono canni, come succede invece nel catanese. Ora, tutti questi tratti vengono studiati, vengono distribuiti sulle carte geografiche e vengono proprio tracciati dai confini linguistici. Ci sono le isoglosse e poi ci sono anche le isolessi, cioè le differenze anche di lessico tra un dialetto e l'altro. Ma di questo parleremo nel nostro prossimo incontro. Buona giornata.